L'evento di stasera riguarda quello che unanimemente è considerato il più grande autore calabrese, che è il nostro Corrado Alvaro, del quale tra l'altro proprio quest'anno ricorrono i 65 anni dalla morte. E Corrado Alvaro è un personaggio attorno al quale si potrebbe parlare per ore intere. Noi stasera abbiamo concentrato la serata di stasera organizzata dalla Nassi Laos. L'abbiamo organizzata su due lavori che sarebbero appunto Corrado Alvaro e il cinema e poi uno studio fatto da Francesco Idotta e Maria Grazia Sfameni su Belmoro, che è il lavoro che rimase in parte incompiuto di Corrado Alvaro. Naturalmente Corrado Alvaro e il cinema, secondo me, è un testo importantissimo che tra l'altro è stato curato da due grandi esperti di cinema e di critica letteraria che sono Giovanni Scaffò e Cristina Briguglio. Praticamente Corrado Alvaro e il cinema è un'opera sterminata perché praticamente raccoglie tutto quello che Corrado Alvaro ha scritto, perché la cosa bella di Corrado Alvaro era che nonostante, voglio dire, stiamo parlando di un periodo in cui la Calabria era ancora forse più marginale di quanto non lo sia ora, ma pensare che uno scrittore, che un personaggio che perveniva da un paese così sperduto come San Luca, riuscì a entrare nel cuore dei principali salotti culturali italiani prima ed europei dopo, è veramente una cosa sorprendente. Corrado Alvaro non è che aveva un ruolo secondario, aveva un ruolo fondamentale, primario. E tutto questo lo portava a venire a contatto con i più importanti personaggi dell'epoca che operavano nel comparto culturale, sia esso cinematografico che letterario, e per cui lui era di casa in tutti i salotti più importanti. E naturalmente, quando poi cominciò ad affermarsi anche in Italia il cinema, lui non si lasciò sfuggire, voglio dire, questa nuova opportunità di fare cultura e di nutrirsi di cultura, e quindi diventò un assiduo frequentatore delle sale cinematografiche e si diede pure alla critica cinematografica. Cioè, per dire quanto è eclettico era il personaggio, lui ha avuto delle intuizioni geniali. Lui parla del cinema in quelle pagine scritte, voglio dire, fra gli anni 30, 40, 50, e praticamente parla con delle intuizioni che sono ancora oggi, che noi stiamo verificando oggi. Lui aveva già previsto tutto quella che sarebbe stata l'evoluzione del media, voglio dire, immagine nel campo della comunicazione. Lui l'aveva intuito perfettamente, aveva capito che la comunicazione attraverso l'immagine avrebbe avuto un ruolo preponderante, cosa che poi è avvenuto successivamente. Per cui voglio dire, è molto stimolante, è molto interessante approfondire questo lavoro. Corrado Alvaro è senz'altro l'autore più conosciuto del nostro Novecento, autore che non amava essere definito autore meridionale, autore calabrese, ma sicuramente l'autore che è nato in Calabria e che per sua fortuna è riuscito a raggiungere un vastissimo pubblico europeo, internazionale. E purtroppo però ancora viene soltanto identificato con la sua anima, ecco, meridionalista, col suo realismo magico. In realtà Corrado Alvaro si è occupato, di molto di più. Innanzitutto Corrado Alvaro ha sperimentato tutti gli stili e tutti i generi letterari, quindi la scrittura in tutte le sue forme, ma poi soprattutto, Corrado Alvaro aveva una profonda passione per il cinema. E questo forse è l'aspetto di Corrado Alvaro meno conosciuto. Ha partecipato alla scrittura di numerose sceneggiature, soggetti cinematografici e ogni qualvolta gliene era data l'occasione, ogni qualvolta ne aveva la possibilità, esprimeva con la scrittura quelli che erano i suoi pensieri su questa nuova arte, su questa arte cinematografica, per cui ha scritto delle recensioni cinematografiche molto, molto interessanti, molto importanti che siamo riusciti a recuperare. E non è stato semplice perché Corrado Alvaro praticamente fino alla fine, fino al mese prima di morire,
ha trovato il modo e il tempo di riflettere sul cinema e di riflettere su quest'arte per cercare di comprendere quale fosse il reale, diciamo, il reale scopo di quest'arte, perché ovviamente Alvaro aveva questa idea, pensava che l'arte o ha uno scopo sociale o serve come dire, per arricchire culturalmente la società, oppure non è arte. Fino alla fine della sua vita si è interrogato su questo e fino alla fine della sua vita ha cercato di trovare una risposta che poi purtroppo non è stata definitiva. Ma una cosa è certa, il cinema per lui rappresentava una vera e propria magnifica ossessione. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto dare questo titolo a questo volume, che raccoglie probabilmente la totalità dei suoi scritti sul cinema, riguardo al cinema, sull'ontologia del cinema, sull'estetica del cinema e su quella che era la sua idea di cinema e la sua idea di come il cinema potesse influenzare i gusti, le abitudini della società, sia in bene che in male. Quindi lui ha prefigurato questa realtà e questa società fondata sulle immagini, cercando di comprendere con molti anni di anticipo quanto può essere a volte anche rischioso approcciarsi a questo mondo senza una reale consapevolezza. Allora, questo, come diceva Cristina, è il libro che stiamo presentando questa sera, appunto, Corrado Alvaro e il cinema, una magnifica ossessione, perché effettivamente Alvaro con il cinema ha avuto modo di, come dire, soprattutto, più che forse la letteratura, di scandagliare la, come dire, antropologicamente, sociologicamente, quelli che sono gli aspetti, diciamo, dell'influenza del cinema rispetto alla gente che va al cinema, che vede un film, quali sono le reazioni, che cosa prova a vedere un film, quali sono gli scopi del cinema e qual è il motivo per cui le persone, no, dal cinema riescono a prendere delle cose che dalla letteratura magari non riescono a prendere, perché ovviamente le immagini hanno un impatto molto più forte rispetto alla parola. Lui si rammaricava di questo perché diceva: un brutto film lo vedono milioni di persone, un brutto libro non legge nessuno. Quindi già, comunque il cinema, il film, anche brutto, comunque avrà sempre un vantaggio rispetto al libro, alla letteratura. Questo rapporto cinema-letteratura è stato il rapporto che comunque ha contraddistinto appunto sia il lavoro di Alvaro, per cercare di capire quali erano le differenze e quali invece le cose che più avvicinavano il cinema alla letteratura e viceversa. Non solo lui si è occupato di questo, sicuramente però, perché altri, Moravia, Calvino e altri sono occupati di cinema, ma in modo forse un pochino più positivo rispetto a Alvaro, che invece problematizzava il discorso perché non riusciva, oppure voleva assolutamente fare una ricerca che è durata tutta la vita, dal 23 quando comincia a scrivere, 1923 quando comincia a scrivere il primo articolo, fino al 1954-55, qualche anno prima di morire. Quindi quasi una vita, che il suo libro che ha vinto anche il premio Strega. E noi da questo libro ci invitiamo a leggerlo, non perché l'abbiamo scritto noi, ma perché veramente, leggendo gli articoli di Alvaro, che sono bellissimi, sono piacevolmente belli a leggere, e ogni volta si scopre qualcosa, cioè non è una critica così semplice, no? Dentro Alvaro mette sociologia, antropologia, letteratura, poesia, c'è tutto un discorso che si apre leggendo un articolo suo. Guarda, io lo leggo da tantissimi anni, ancora veramente scopro delle cose che non ero riuscito a scoprire prima. Quindi la bellezza degli articoli, al di là poi se uno è d'accordo o non è d'accordo con la critica che fa, eccetera, ma è la bellezza degli scritti che vale la pena leggere e scoprire veramente un altro Alvaro rispetto alla letteratura, soprattutto rispetto a Gente d'Aspromonte. Però, come diceva Cristina prima,
Il discorso di Alvaro è anche un discorso che dobbiamo ritenerlo un scrittore europeo, perché ha scritto degli dei libri tipo Belmoro, tipo L'uomo è forte, tipo L'uomo del labirinto, che sicuramente sono, no, assolutamente diversi da quello che la gente, per cui la gente lo conosce. Quindi il nostro, diciamo, la nostra missione, chiamiamola così in qualche modo, è far sì che su Alvaro i lettori, la gente, i cittadini, i ragazzi, i giovani, eccetera, cominciano ad apprendere un altro Alvaro che sicuramente può dare delle grandi sorprese sia a livello letterario e sia a livello cinematografico. Allora, siamo qui per parlare del nostro libro su Corrado Alvaro, Alvaro e Belmoro nel Dedalo Tantalico, una lettura surrealista. Abbiamo pensato di dare una chiave di lettura nuova partendo dal primo libro di Corrado Alvaro, dal primo romanzo, L'uomo nel labirinto, e poi per passare al suo ultimo romanzo, che è Belmoro. Due libri che ci hanno dato la possibilità di accostare, avvicinare Corrado Alvaro al surrealismo. Abbiamo fatto numerose ricerche in questa direzione e soprattutto negli ultimi tempi siamo riusciti anche a trovare un contatto inedito tra Corrado Alvaro e Salvatore Dalì, e quindi abbiamo evidenziato come nell'opera di Alvaro, soprattutto nei romanzi, anche nell'ultimo romanzo Belmoro, che è un romanzo uscito nel 1957, un anno dopo la morte dell'autore e tra l'altro incompiuto, emerge una chiave, una chiave di lettura che potrebbe essere appunto surrealista, che allontana in un certo senso Alvaro dalla tradizionale corrente che lo vuole invece uno scrittore appartenente al realismo italiano. La lettura di questi due romanzi nasce da un lavoro che in qualche modo si risolve in un lavoro a quattro mani, ma che segue due binari paralleli che trovano un punto d'incontro. Il surrealismo del quale si parla, fin dal titolo di questo saggio, è il risultato della inevitabile scoperta di un Alvaro assolutamente moderno, di un Alvaro dal respiro europeo che sentiamo forte il bisogno di valorizzare, di riscoprire continuamente, ma di un Alvaro che ha una visione assolutamente ampia, che tocca non solo la scrittura ma anche la pittura e il teatro, il cinema. Ecco, la riscoperta di Alvaro nella ampiezza dei suoi talenti, potremmo dire i suoi interessi, che ne fanno un autore attuale, sempre da riscoprire, sulla scia appunto dell'analisi di questi due romanzi, il primo L'uomo nel labirinto e l'ultimo Belmoro, due romanzi che già di per sé meritano di essere riletti ancora e ancora per poter presentare un taglio che si costa, non vuole assolutamente negare la precedente lettura del Alvaro, ma sicuramente la vuole arricchire ed ampliare maggiormente.